Eccoci qua cari amici, vi do un saluto a tutti. Oggi sabato 4 novembre, guardate un po', io ho sempre avuto la fissa della lavatrice a Dublò. Sono venuto qua con Luca e il contadino di Rovereto a trovare Marco, ma anche a portare la mia auto da fare un ripristino meccanico. E ragazzi, guardate un po' che scenario pazzesco. E cari amici appassionati di vecchie auto, guardate un po' che scenetta che andiamo a vedere, guardate un po' ragazzi. Saluto anche l'amico Angelo Carucci, che so che a lui piace che faccia un po' queste riprese, questi scenari così, insomma, che piacciono a noi, ecco, l'ambientazione, guardate un po' ragazzi, appassionati, clima direi anche di festa, Adesso vi faccio vedere anche Luca, il contadino di Rovereto. Saluto Max, c'è il pezzo forte per te e per tutti gli appassionati di vecchie Fiat. Saluto anche l'amico Ulisse, intanto che ci preparano il caffè, intanto che mi preparano il caffè, guardate qua Marco che ci sta preparando il caffè, guardate lì Luca il contadino di Rovereto, guardate qua anche la Michela, sapete la Michela è un po' gelosa, quando ti porto via il contadino, è gelosa, guardate un po' ragazzi appassionati, a noi piacciono così queste tracce di festa, no? E di inquadratura. Eccola qua, abbiamo una Fiat 850 Special, una bella seconda serie questa. La Fiat 850 è nata tra il 1964 ed è stata in produzione fino al 1971. Questa è una Special, eccola qua ragazzi appassionati, vi dico subito che il suo colore iniziale era un verde bottiglia, poi è stata presa così di occasione, è stata recuperata nelle zone di Rovigo e niente, ci faremo un po' raccontare il tutto. Adesso è un po' così in fase di ripristino perché insomma ha avuto qualche acciacco a portarla a casa, però va bene lo stesso. Eccola qua, appassionati di auto storiche, la diretta. Siamo su una Special che è andata mi sembra in produzione nel 1968, rispetto alla prima serie ha avuto qualcosa di ammodernamento, mi sembra che anche la cilindrata è aumentata da 843 a 900 e qualcosa, come la potenza cavalli fiscali da 47 a 52. Eccola qua, ragazzi ci stiamo godendo, ecco qua. Di che anno è questa, abbiamo detto? 69. Andata in produzione tra il 68 e il 71 la seconda serie. Seconda serie, sì. Eccola qua. Sono qua in compagnia del buon Sandro. Non so se è il partigliere. E qua abbiamo qua Luca il contadino di Rovereto. Sta qua, ti piace questa auto? Ti ho detto che l'aveva anche mio zio, è stata schiacciata. Ecco qua, come vedete è stata ripresa rispetto alla prima serie, gli hanno fatto queste diciamo, mi sembra, queste qua. Sì, queste cromature anche hanno come così bellezza, ecco. Come oggetto di bellezza, queste rifiniture, guardate un po' qua sotto le cromature. Ecco qua. I cerchi li ha trovati così, ho chiesto se li tiene così, insomma ha detto io li ho trovati così. Eccola qua, i suoi interni. E insomma mi piaceva così, questo clima, E adesso insomma poi vediamo, poi ci faremo raccontare il tutto, Una macchina che viene ristrutturata e messa in strada. Ecco qua, caro Max e amici del canale, appassionati di vecchie auto. Questo è un po' così il ritrovo che piace a me, che non sapevamo qua, Sono venuto qua a portare la macchina a fare un ripristino meccanico anch'io, mi fanno la cinghia. Insomma. Mi sono smettendo di dirtelo a chi? Cosa? Me la dite che la gara chi?
Ah, ti sei dimenticato. Sì, per fortuna che c'è la macchina fotografica a portata. Ma qua mi diceva, ho visto le fotografie di come era la macchina in condizioni veramente pietose, disastrate, tutta ruggine. Era magari forse il colore che mi piaceva a me, quel verde bottiglia, però poi l'hanno, qua il bravo Sandro l'ha presa, che i lavori erano già iniziati, e quando l'ha portata a casa da Rovigo fino qua nelle zone qua di Riva del Garda e Arco Riva del Garda, e con la revisione già fatta, e durante il tragitto venendo a casa da Rovigo alle zone qua di Arco, insomma, nel finale ha avuto così l'acciacco di vecchiaia. E qua siamo qua dal fratello Marco, che appunto sistemerà un po' il tutto, ecco. Comunque la macchina è in fase di ripristino meccanico, conta chilometri, dice 65.000. ecco qua, caro Luca. Dopo, dai, mettiamo qua i protagonisti, vi faccio salutare. Magari te l'accende. E vediamo, dai, se ce l'accende, eh. Guardate un po', ragazzi. È arrivata fino qua. Ecco qua, eh. Vediamo un po' il tutto, dai. Te che dici, Michela? Bella. Bella. Ecco qua, Michela, sei sempre gelosa quando ti porto il Luca in giro, eh? Ecco qua, ragazzi, appassionati. Queste sono le dirette del vecchio mare. Ah, dai, Lardini, sì. Tracce di officina. Guardate qua il contadino di Roveredo. Guardate un po', ragazzi, appassionati. Intanto la lavatrice, cioè. Guardate qua. Tracce di Fiat 500 da sistemare, eh? È stata presa così e niente, bisogna assemblarla. Ecco, chi l'ha presa non sapeva assemblarla, l'ha portata qua in questa zona, eh. Ecco qua, tracce di vecchi trattori. Ecco qua il pomeriggio di sabato con il contadino. Ecco qua, ragazzi, vi faccio vedere così traccia di sfumatura. Siamo sempre sull'850, che è un po' la via di mezzo tra la 600 e la 1100, e guardate un po' qua, questo è il sabato. Spettacolo sta canzone, eh? E niente, guardate qua il buon Sandro che sta sistemando. Cos'è che fai adesso, Sandro, qua? Caro mio, adesso è ora dei freni. Freni? La nonna, chi? La nonna ne risente. Se no, dopo non lo accenderesti? Riesci a darmi un'accensione così? Potevi mettere sulla batteria? Sì. Ah, ok. Va bene, dai, insomma. Ecco qua, ragazzi, questo è un po' il sabato. Che dici, Max, eh? Ma aveva problemi con i freni, ecco. Ecco qua il buon Sandro, che il desiderio di Sandro era quello di avere una 500, e insomma niente, i programmi sono cambiati e si è imbattuto in questa 850. Ecco qua, eh. Beh, la 500 là ce l'ha qua tuo fratello. Ma sì, in una maniera o l'altra, un colpo uno, un colpo l'altro. Ecco qua. Marvin, preparati che quando è pronto andiamo a fare in giro. Ah, beh, sì. Ah. Ecco qua. Poi cerchi cosa dirà, gli lascerai così o li cambierai? Li lasci così? Ecco qua, faccio vedere i cerchi qua. D'altronde si li ha trovati così. E dai, vediamo se poi ce l'accende. Ecco qua, traccia di scenario come piace a noi, l'officina. E poi vediamo se qua il buon Sandro ha tempo e voglia di darci così traccia di accensione.
ma qua vi faccio vedere il dettaglio. Ecco qua l'officina, andiamo a vedere cosa fa il contadino. Eccolo lì, il contadino del Rovereto. Spettacolo. Ecco qua le dirette che piacciono a noi, così le scenografie. Interessanti di officina. Traccia di Land Rover. Sempre qua all'officina di Marco. Tutto fa brodo. Traccia di Fiat 500 da sistemare. È un po' da battaglia, eh. Guardate un po', ragazzi, appassionati. Guardiamoci qua questa scenografia di officina. Eccola qua, traccia di scenario, e Fiat 500 L, che qua il buon Marco ci ha detto che questa primavera la vorrebbe proprio sistemare proprio tutta, ecco, la sistemare tutta, così facciamo contento anche la nostra Marianna in Donny 500. Ecco che adesso, caro Luca, si prova, l'accensione con batteria, direi, insomma, questa qua deve essere nuova, eh. Vediamo se è il meccanico dell'artista qui. Licenzi, manca, Ah sì? Ecco qua, Così sentiamo se è viva l'auto. La spia accesa. Spia accesa? Senti qua, Michela. No, bianca fissa. C'è qualche... La batteria qua, no? Pure sembrava nuova la batteria, eh? Chiediamo un po' di... schnauzer. Vai! Va, va, va! Perfetto! E il contadino dubitava! Va, va! E il contadino dubitava! Diceva che era asciutta! Buono, Marco! E Sandro! Va, 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 dai! Con questo, cari amici, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Saluto a tutti gli amici. Senti! Guarda qua, Michela. È chiaramente un po' da registrare. Dai, la macchina è viva. Un po' da registrare, ma va bene, spettacolo, bravo Sandro, la macchina è viva, per cui ragazzi, prossimamente in strada, che bravo Sandro, bravo Marco, più che chi è, Franco? Marco. Ah, il Marco, beh, si sa che insomma, però dai, vedo che qualcosa hai imparato a smanettare e tutto, dai, buono, ma per il Marco esistono i trattori. Ecco qua, ragazzi, con questo vi saluto, Ecco qua. Così vi faccio un saluto qua.
Marco, che si dice? Un saluto, dai. Un saluto a tutti. Te invece, sono sempre per i trattori. Più mai che... mollare la passione, mai, mai, assolutamente no. Ecco qua. Qualunque sia, bisogna recuperare tutto. Bravissimi. Ecco qua. E siamo qua in compagnia anche di Michela. Spazientita, no. Questo tour di ferri vecchi. Ma noi andiamo avanti lo stesso. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti. Dietro le quinte, ragazzi, il dietro le quinte con il contadino di Rovereto. In Italia, Austria e Germania con biglietti.